Abbiamo deciso di metterci insieme, è un'iniziativa che coinvolge tutto il quartiere. È una festa che si svolgerà domenica 22 maggio in tutta la zona di Saione, da Via Veneto fino a Piazza Zucchi. E siamo appunto in collaborazione con tante realtà, tra cui appunto insieme a noi organizza Oxfam, che comunque è un soggetto che su questo quartiere non solo ha sede ma ha anche intrapreso negli ultimi anni tante iniziative a vario titolo e quindi insieme a Confesercenti abbiamo voluto ehm, realizzare una giornata di festa che coinvolga i commercianti, che coinvolga la scuola, eh, sarà presente il mercatino delle pulci, saranno presenti tantissimi soggetti che tutti insieme per la prima volta credo una rete così larga lavora eh, per far vivere il quartiere. Ci saranno anche degli spazi dedicati ai più piccoli, ai bimbi. Sì, ci saranno tanti spazi, tra cui anche quelli dedicati ai bambini, con giochi, giochi da tavola, eh, con tantissime iniziative, eh, ci saranno appunto i commercianti che metteranno eh, fuori le, le proprie cose, ci saranno i pubblici esercizi eh, con la loro offerta gastronomica, ci, saranno, eh, diciamo, ci sarà la possibilità di vivere il quartiere per tutti. Ma, eh, diciamo che il cuore pulsante per Oxfam ha voluto essere prima di tutto la scuola, la 4 novembre, che sarà aperta eccezionalmente di domenica con un sacco di eventi per bambini, con associazioni, il Circolo Baobab, Pratica, eh, CSI, quindi sport, laboratori tecnologici, Cicciottà. Poi le mostre urbane in collaborazione con Imago o la Sbilenca, sempre associazioni del territorio. Eh, il Pasta Day in via Guelfa in collaborazione con... Il Mercatino oltre al nostro delle Pulci, del Velocipide, delle famiglie dei ragazzi disabili dell'associazione del CLA, insieme a loro la Monna Lisa Charity Shop per una vendita straordinaria che insistono sempre loro in questo quartiere, Campagna Amica, aperta eccezionalmente di domenica con mostre e letture dal vivo. Insomma eh, credo di non averne anche esaurito tutto, però tante tante iniziative.